tutti amici, benvenuti in questo nuovo e fantastico video. Io sono Morena e oggi parliamo di amicizia e di libri che parlano di amicizia e che ci insegnano ad essere dei bravi amici. Pensando a questo video mi sono resa conto che conosco troppi pochi libri che parlano di amicizia. Sono tutti centrati sull'amore o magari sulla famiglia, eccetera, ma davvero davvero pochi hanno come fulcro l'amicizia. E quindi voglio assolutamente leggerne di più e vorrei assolutamente sapere quali sono i vostri libri che parlano di amicizia qui sotto nei commenti, perché assolutamente voglio ampliare questa cosa. Il primo libro che mi ha fatto venire in mente questo video è Tomorrow, 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 che è un libro di Gabrielle Zevin, scusatemi la pronuncia, che è un libro che parla di due amici che decidono di creare un videogioco insieme. La storia semplicemente gira intorno a questa cosa, gira intorno alla loro vita e al loro rapporto che si modifica e cambia. È un libro secondo me davvero molto bello, un po' frustrante, perché ovviamente i protagonisti mancano di comunicazione, ma purtroppo ormai è davvero impossibile trovare delle persone che sappiano comunicare al mondo. Quindi soprattutto dopo essere andata in terapia e dopo aver capito come dovrebbero funzionare le relazioni, è davvero frustrante vedere delle relazioni che non funzionano così, ma sono anche le più reali, bisogna essere sinceri. Però secondo me psicologicamente i personaggi sono molto interessanti e spiega molto bene quali sono le difficoltà delle relazioni e soprattutto la difficoltà nell'emergere in un campo strettamente maschile essendo donna e quanto questo possa incidere poi in noi stessi, nelle nostre relazioni, quindi quanto la nostra percezione di noi stessi e quanto la percezione che gli altri hanno su di noi incide su qualsiasi nostro rapporto. Quindi non lo so, a me è piaciuto parecchio, io ve lo consiglio, secondo me è un ottimo libro, ha fatto scalpore appena uscito, ma poi non ho più sentito particolarmente parlare, ma secondo me rimane comunque un libro valido. Cosa molto divertente, avevo tipo 3 copie di quel libro, adesso non ne ho più neanche una. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto averne una e non so che fine gli ho fatto fare, se proprio devo essere sincera. Secondo libro, ovviamente io non potevo citare la Rune, mi dispiace tanto, lo so che io vi tiro una testa così con questa autrice. Tra l'altro sta uscendo anche un suo nuovo libro, quindi io sono hype al massimo. Però Dove sei, mondo bello? Vogliamo parlarne. È secondo me un libro meraviglioso sull'amicizia. È vero che c'è anche una storia d'amore all'interno, ma il rapporto d'amicizia tra la protagonista e la sua migliore amica è molto importante, molto interessante e c'è il modo in cui descrive le relazioni sociali e la complessità delle relazioni, la Rooney, è qualcosa che veramente mi ammaglia a livelli estremi. Soprattutto perché si ha un po' questa idealizzazione dei rapporti sociali, delle amicizie. Se la tua migliore amica vuol dire che non vi farete mai del male, non vi scontrerete mai, che sarete sempre unite per sempre. Ma in realtà ci sono tante cose che entrano dentro la relazione, che siano i nostri problemi, che siano i problemi dell'altra persona, che siano persone esterne, e si innescano dei sentimenti negativi, ma questo non significa che non vogliamo magari bene alla persona o che sia successo veramente qualcosa. A volte noi proviamo sentimenti negativi perché siamo esseri umani, perché siamo fatti così, e ci succede anche verso le persone a cui vogliamo bene. E questo fenomeno è una roba che la Rooney spiega benissimo ed è meraviglioso perché capisci veramente fino in fondo la complessità delle persone, dell'essere umano che sta in relazione con gli altri. Io veramente ve lo consiglio. Io, sapete che la Rooney per me è una roba meravigliosa e niente, cioè dovete leggerlo, mi dispiace, leggetelo, punto.
Un altro consiglio mega scontato, penso lo abbiate letto tutti, ma non potevo assolutamente non citarlo, è la saga dell'amica geniale. È la saga sull'amicizia per eccellenza. Ci sono queste due bambine che crescono insieme, che vivono vite abbastanza diverse ad un certo punto, crescendo. Il rapporto, nonostante abbia spesso le stesse dinamiche, comunque si evolve continuamente, perché ovviamente si evolve insieme alle persone che crescono, che da bambine passano alla vita adulta e che sperimentano cose ed esperienze completamente diverse ad un certo punto. Eppure tuttavia non riescono a sparire dalla vita dell'altra. Non so come spiegarvelo meglio, però io non pensavo che mi sarebbe piaciuta questa saga, vi dico la verità, l'ho letta così. Perché a un certo punto mi chiamava, ne hanno parlato così tanto spesso che a un certo punto ho deciso di iniziarla. Nel momento in cui io l'ho iniziata l'ho anche finita, cioè 4 libri li avrò letti in 2 settimane, ve lo dico, nonostante siano abbastanza spessi, però secondo me veramente sensazionali, meravigliosi, corposi, strutturati molto bene, con una psicologia incredibile dei personaggi, perfetto. Davvero davvero un libro spettacolare. 4° libro, un libro abbastanza vecchio in realtà, infatti non ne sento più parlare, ma secondo me importante da citare, ed è Mille splendidi di sole di Khaled Hosseini. È un libro che ha vari risvolti, varie tematiche molto molto importanti e anche pesanti in realtà, perché siamo a Kabul e siamo in una Kabul bombardata, siamo sotto assedio, c'è la guerra. Ci sono i talebani, se non sbaglio, si parli proprio di quello. Perché l'ho letto tanto tempo fa in realtà, quindi mi sfugge qualche dinamica, però le donne non possono più andare a scuola e di fatto gli uomini prendono tutto il potere sulle donne. E io non voglio spoilerarvi niente. Vi dico solo che l'amicizia di cui parliamo è l'amicizia tra due mogli dello stesso uomo. È un'amicizia forte, è un'amicizia distruttiva, un'amicizia salvifica. Si parla di sopravvivenza qui, si parla veramente di bisogni base che solo un'altra donna può dare a una donna in una situazione del genere. Quando arriviamo alla fine io ricordo di aver avuto l'anima straziata dal dolore, perché nonostante non finisca così tanto male come ci aspetteremmo, è comunque doloroso, doloroso, non saprei come altro descriverlo, ha fatto veramente tanto male, ma è una storia che secondo me va assolutamente letta. In realtà tutti i libri di Hosseini io li ho letti e secondo me sono meritevoli, ma questo più di tutti. 5° libro che io vi consiglio assolutamente, anche di questo in realtà ho già parlato, ma davvero non avevo altri titoli, perché non volevo parlare del Signore degli Anelli o di Harry Potter, è Una vita come Tante. Ora, è vero che Una vita come Tante si sofferma tantissimo sulla vita del protagonista, che è Jude, ma è anche vero che la vita di Jude è una vita circondata da amici e circondata da persone che gli vogliono bene, paradossalmente. Come ha fatto ad arrivare a quel punto non lo sappiamo neanche noi, ma comunque c'è arrivato. E a me non viene in mente un altro modo per descrivere questo libro se non un libro che parla di amicizia, di persone che si vogliono bene, che si sostengono nonostante tutto. E anche in questo caso abbiamo delle difficoltà, cioè abbiamo delle persone che a volte si fanno male, anche se si vogliono bene. E a me piace questa cosa. Mi piace anche che questa cosa poi si risolva, perché nonostante ci siano dinamiche che facciano male e nonostante siano proprio le persone a cui vogliamo più bene, che spesso ci fanno più male, non significa che tutto è perduto e che il rapporto che c'è stato prima non valeva niente, né che quello che potrebbe venire dopo non valga niente. A volte tipo sopprimiamo le cose perché pensiamo che non possiamo dirle, non possiamo provarle verso persone a cui vogliamo bene, eppure in realtà le proviamo lo stesso e questa cosa cresce. Detto questo, amici, questi sono i 5 libri che secondo me parlano d'amicizia e sono i più forti e con dei rapporti più interessanti e più complessi che io abbia mai letto.
Come vi ho detto però, la mia bibliografia in tema è davvero davvero un sacco ridotta e vorrei leggere molto di più su questo tema. E secondo me i rapporti di amicizia sono stra sottovalutati rispetto ai rapporti d'amore nei romanzi. Però fatemi sapere qui sotto, appunto, cosa avete letto che parli di amicizia, cosa vi è piaciuto di più e soprattutto, avete mai detto una cosa cattiva a un vostro amico? Io vi mando un grosso bacione. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio di essere stati qui con me, ciao!